Ciao a tutti, oggi vorrei parlarvi di un argomento anche molto importante e molto interessante, che è il potere del dialogo interiore. Quindi, cosa vuol dire avere un dialogo interiore positivo per avere una vita gratificante? Ti sei mai chiesto cos'è che determina il tuo stato d'animo? Oppure, per dirlo in parole più semplici, cos'è che stabilisce come ti senti oggi? Sai, pensando al passato, a quello che io credevo fosse giusto, mi viene da ridere, no? Da sorridere. Anch'io sono stato una di quelle persone che credeva che l'umore fosse qualcosa di casuale, no? Governato alla base di ciò che noi comunemente chiamiamo carattere, no? E successivamente influenzato da quello che accadeva fuori di me. Quindi, se avevo un buon risultato a scuola, oppure avevo un appuntamento con una ragazza, o un regalo dei miei genitori, un buon risultato sportivo, eccetera, eccetera. Tutto questo portava a un buon risultato, a essere contento quel giorno, no? Col tempo, però, ho avuto come un tarlo, si è formata dentro di me l'idea che lo stato d'animo fosse almeno influenzabile, non potesse essere condizionato solo dagli eventi esterni, no? E dal mio carattere. Negli ultimi anni, approfondendo gli studi, visto che sono 25 anni che mi occupo di salute e consulenza del benessere, da diversi anni che mi occupo anche della parte mentale, ho capito che tutto questo coso, tutta questa parte era sicuramente controllabile e anche influenzabile. In sostanza, noi possiamo decidere in qualsiasi momento come stare. Non è dovuto al caso o al carattere. E se facciamo nostra questa consapevolezza, cominciamo a renderci conto di quanto potere abbiamo dentro di noi. In fondo, a chi non piacerebbe l'idea di poter assumere uno stato d'animo adatto alla situazione che andiamo a vivere, no? Ad affrontare in quel momento? Chi non piacerebbe avere la massima concentrazione se abbiamo bisogno di studiare o imparare? Poter essere allegri se siamo con gli amici, essere divertenti se vogliamo fare colpo su qualcuno, essere distaccati se occorre il nostro parere imparziale, no? Essere professionali se si tratta di lavoro, essere rilassati se ci siamo presi una giornata libera e vogliamo ricaricarci. Così il passo successivo consiste nel chiederci: che cosa determina il mio umore oggi? Quando lavoriamo in un percorso di coaching, l'argomento è trattato con particolare attenzione. Questo è un punto molto molto importante nelle sedute di coaching, che io sviluppo molto molto in profondità. Ritengo che non si possa pensare di raggiungere risultati di eccellenza se non siamo in grado di controllare questo aspetto di noi stessi. Ci sono diversi fattori che influiscono sul nostro stato d'animo. Sicuramente esiste una base che è costituita dalle nostre convinzioni profonde nei confronti della vita e delle persone, ovviamente, a cui si aggiunge il grado di benessere fisico che sperimentiamo in quel particolare momento, più, ovviamente, una serie di altri fattori, tra cui spicca, assumendo un peso davvero importante, il dialogo interiore. In inglese lo chiamano self-talk, ovvero è tutto ciò che tu dici a te stesso, sia a voce alta che anche solo coi pensieri che ti ronzano nella testa. Con noi stessi, non ci crederete, o non so se avete fatto caso, ma parliamo continuamente, costantemente. Abbiamo come una vocina dentro, qualcuno dentro che ci sussurra parole a volte incoraggianti, a volte un po' demotivanti. E spesso lo facciamo senza rendercene conto, perché è un'attività a cui siamo così abituati che ormai non ci colpisce più, non ci crea nessuna attenzione particolare, non dobbiamo essere concentrati su questa cosa qua. Tranne quando cominciamo a usare toni, parole, volumi che in qualche modo hanno un grande impatto sul nostro stato emotivo. Immaginiamo una situazione particolare di cui, ad esempio, io ho dei ricordi, no? Immaginiamo di essere a scuola, un giorno dell'interrogazione. Arriva la domanda e noi ci concentriamo, cerchiamo nella nostra testa, nei cassetti della nostra memoria, la risposta. Ma
cavolo, non la troviamo. Sarà successo a tutti, no? A me, sinceramente, è successo. E in quel punto senti la vocina nella testa che ti dice: ora come la cavo? Cosa rispondo? Possibile che non mi ricordo un tubo? Così torniamo a concentrarci, o cerchiamo di concentrarci. Sembra di afferrare un po' di ricordo, un brandello, uno sprazzo di memoria su quello che abbiamo studiato, però niente da fare. Facciamo una bella figura di M. Così una bella vocina interiore incomincia a martellarci il cervello. Guarda che figura di merda stai facendo. Ci stanno osservando tutti e tu stai lì da fermo, davanti alla cattedra, senza dire una parola. Fai qualcosa. Nel frattempo il tuo corpo ovviamente ha cominciato ad agitarsi, incominci a muoverti, incominci a sudare di più, salgono le pulsazioni, magari balbetti pure. E cerchi di rompere il silenzio perché non sai cosa rispondere, cerchi di uscire dall'imbarazzo, ma alla fine ammetti di non ricordarti o di non sapere la risposta, o almeno credi di farlo. Quando poi torni a posto incominci a insultarti mentalmente, a dirtene tutti i colori, ovviamente, no? Chi è che non ha mai vissuto momenti del genere? Io sì, sicuramente. Quindi ho richiamato un ricordo che magari ora vi fa sorridere, ma sul momento in cui lo avete affrontato, in cui io l'ho affrontato, sicuramente non era una situazione piacevole. Questo per farti capire qual è il potere del tuo dialogo interiore sul tuo stato emotivo. Se invece di lasciarti prendere la mano avessi usato meglio le tue risorse mentali in quel momento, avresti sicuramente potuto far tacere quella fastidiosa vocina, tornare con la memoria al luogo in cui eri mentre studiavi, proprio quell'argomento, rivivere le sensazioni, immergerti nel ricordo e lì, sicuramente, con molta più facilità, avresti trovato la risposta che ti serviva. In generale, la qualità del tuo linguaggio interiore, del suo self-talk, influisce in modo massiccio sulla qualità della tua vita. Se ti abitui, tramite allenamento mentale, a ripeterti nella testa messaggi positivi e incoraggianti, invece di denigrarti sempre, messaggi che rispecchiano ciò che realmente vuoi che accada, così influenzerai positivamente il tuo stato emotivo. Quando lo stato emotivo migliora, allora hai a disposizione più risorse per affrontare tutte le sfide che ti capitano ogni giorno. Quindi impara a parlare positivamente con te stesso. Questo vuol dire che parlandoti meglio avrai modo di assumere decisioni migliori, da cui scaturiranno sicuramente comportamenti produttivi, che daranno sicuramente risultati di eccellenza. Lo sanno così bene gli sportivi che allenano sistematicamente il proprio dialogo interiore quando lavorano con il coach al fine di affrontare gli allenamenti e le gare in modo ottimale. Quindi sostituisci ciò che ti dici e non ti serve. Io rimproveri come di nuovo sbagliato, sono un pirla, non sono capace di fare nulla. I messaggi demotivanti come non ce la farò mai, è troppo dura per me. Sono un fallito, ho sempre fallito in questa cosa. Oppure le scuse. Ah, non farò in tempo, non ho voglia, ma sì, lo faccio domani. È tutto quello che contribuisce a limitare la tua energia ed amplificare l'ansia e lo smarrimento. Ti danno una sola garanzia, aumenteranno le tue possibilità di fallimento. Cambia questo modo di parlare con te stesso. Quindi allenati. Ma cosa? Allenati a riconoscere ciò che stai facendo e cosa ti stai dicendo. Riconosci in che modo lo stai facendo. Modifica i messaggi negativi sostituendoli con contenuti che ti fanno stare bene. Ecco alcuni esempi di cui ti posso suggerire, no? Che puoi utilizzare, come tranquillo, posso farcela. Sì, sono sicuramente in grado di riuscirci. Ecco, questo è un buon risultato. Bravo, ottimo. Benissimo, non mollare, continua così, sii fiducioso, stai calmo, con calma, possiamo risolvere tutto. Sì, sto facendo la cosa giusta. E così via, ne puoi usare tanti in base a quello che secondo te è quello che ti può servire di più in quel momento. In generale, tutto ciò che ti provoca buone emozioni e sensazioni piacevoli e che magari ti porta a sorridere e a modificare la tua fisiologia,
quindi la postura, l'espressione del viso, i gesti, l'aspirazione, eccetera, eccetera, va sicuramente bene. Trova quello che ti più fa stare bene di più in quel momento. Trova la formula che funziona per te. Ciò che ti ho descritto vale sempre quando vuoi lavorare sul contenuto e sul tuo dialogo interiore. Un'altra modalità di intervento, molto efficace da utilizzare, consiste nell'agire sulla forma del self-talk, argomento tipicamente legato alla programmazione neurolinguistica, che normalmente approfondisco, con ottimi risultati sicuramente, con chi si affida a me per le consulenze personali e percorsi di mental coaching. Quindi, se vuoi, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e iscriviti gratuitamente al mio blog per ricevere una nuova mail ogni volta che pubblico un nuovo articolo. Iscriviti anche al mio canale YouTube. Ti ringrazio comunque per la tua attenzione, per avermi seguito finora e ti auguro buon dimentimento e non solo, ti auguro di migliorare sempre più ogni giorno la tua vita. Ti ringrazio e ricordati che queste informazioni, anche se sono gratuite, contengono valore, perché si trattano di strategie utili e pratiche che puoi mettere in uso subito. Grazie, e se questo video ti piace, invia ai tuoi amici e consiglia loro di iscriversi al mio canale YouTube. A presto! Ciao!